Salve a tutti, bentornati in un nuovo tutorial. Sono Mikweb e sono qui di nuovo per un piccolo tutorial riguardo OnCloud. L'altra volta vi ho fatto vedere come si possono condividere i file con più utenti. Oggi vi voglio mostrare alcune applicazioni che si possono installare attraverso OnCloud. Andiamo qui sul nostro OnCloud, come avevo spiegato, locale. Vado su File, faccio applicazioni. Queste sono le applicazioni standard che sono già installate e noi andiamo a vedere che, ad esempio, molto interessante è la galleria, Gallery Plus si chiama. Attendiamo. Musica, anche molto interessante. Andiamo qui a spuntare. Abilitiamo le applicazioni sperimentali. Facendo questo abbiamo molta più molte più app che possiamo installare. Come vedete, ce ne sono parecchie. Dovete appunto provare. Una volta che avete installato l'applicazione, vi verranno qui nel menu, ad esempio la musica o la gallery. Andiamo a cercare un'applicazione molto importante, secondo me, una tra le più importanti, il calendario. Abilitiamo il calendario. Andiamo a abilitare anche i contatti. Andiamo milione di app. Ah, abilitiamo anche la email, perché no? Il notice. Sono sempre applicazioni molto molto interessanti che aiutano nel lavoro di OnCloud. Andiamo a vedere che tipo di applicazione ho ancora qui. Abbiamo anche un antivirus. Abbiamo anche questo, lo trovo molto interessante. Registrazione. Diciamo che ho già attivato, per il mio punto di vista, le applicazioni più interessanti. Password, anche questa è molto interessante. Questa applicazione non si riesce a installare da qui. In questo caso, se dobbiamo attivare questa applicazione, dobbiamo scaricarcela direttamente dal sito e caricarla nella cartella apposita. Vediamo altre applicazioni che io personalmente uso, ma mi sembra di aver già installato le più importanti. Andiamo a vedere di nuovo, qui a sinistra si possono appunto do un'altra scorro velocemente per vedere se ho dimenticato qualche applicazione. Niente, ho già le più importanti. Adesso passiamo a scoprire le app una a una. Ecco qui, questo è il file, questa è l'entrata, questa è la schermata principale, dove noi, quando ci loghiamo su OnCloud, abbiamo questi documenti. Andiamo a aprire il calendario, perché è un'applicazione molto richiesta.
come vedete, ho un calendario. Metto un calendario rosso. Metto tutorial, lo creo, eccolo qua, c'ho il calendario tutorial. Questo calendario metto un appuntamento, ad esempio oggi è il 22. Test. Scelgo il calendario tutorial. Ci sono altre opzioni, come vedete, si può definire evento tutto il giorno. Posso definire a che ora deve incominciare, lo metto alle 13 ad esempio, fino alle 13 alle 14, tutto il giorno, descrizione, un'altra descrizione, solo un test per il tutorial, aggiungi promemoria, mi deve avvisare 5 minuti prima, posto elettronica, voglio che mi mandi un'email, posso aggiungere un altro tipo di finestra comparsa. Posso andare a ripetizione ogni giorno, ripeti una volta, finisci dopo 2 volte, dopo 2 giorni, in poche parole, crea. Vediamo, come vedete, ho creato un appuntamento che dura 2 giorni alle 13. Cosa voglio fare? Voglio, cosa molto interessante per OnCloud, la possibilità di avere dei calendari online e di condividerli. Voglio condividere questo calendario, ad esempio, con l'utente che avevo già installato, lore69. Posso dire che lore69 può editare, il calendario. Bene, a questo punto esco, mi loggo con lore69, vado su calendari, come vedete qui lore69 ha il mio calendario che ho condiviso, c'ha appunto gli appuntamenti che ho già prestabilito. Può condividere a sua volta. Faccio la stessa cosa per lore69. Faccio un calendario blu, rosso, blu, lo metto blu e scrivo Loris 69 appuntamenti. Ho creato un nuovo calendario che è questo dell'utente Loris. Faccio un appuntamento. Aspetta un attimo. No. Nulla. Faccio un appuntamento sempre allo stesso giorno. Loris appuntamento. Devo selezionare su quale calendario lo voglio. Lo creo.
Loris appuntamento. Adesso se Loris 69, sono logato come Loris 69 adesso, come vedete sono Loris 69, mi condivide a sua volta il calendario all'altro utente. Adesso mi sloggo di nuovo. Mi loggo di nuovo con l'altro utente tutorial. Vado su calendari, sul calendario in questo caso. Avrò, come vedete qui, il calendario anche di Loris. Come vedete qui c'è il calendario di Loris, lo posso disattivare, renderlo invisibile o attivarlo di nuovo. Niente, per questa volta è tutto, ci andiamo con il prossimo tutorial dove vi mostrerò altre applicazioni e vi mostrerò come inserire i nostri calendari sulle nostre applicazioni, sul nostro calendario personale, nel mio caso qui il calendario di Apple. Funziona benissimo, ve lo spiego nella prossima tutorial. Grazie, ci vediamo alla prossima.